sedicesimo che sta per scadere sempre 0-0 tra Parma e Juventus, sorprende per la sua applicazione, diciamo in alcuni casi anche abnegazione, il parmense Biaviani disciplinato in difesa dopo l'uscita dal campo del paraguaiano Estigarribia. Adesso si intravede un duello interessante tra Biaviani appunto e Giaccherini, che Conte sta impiegando nel ruolo consono all'ex Cesenate, quello di esterno d'attacco. Ricordiamo però che in alcune circostanze nel corso della stagione Giaccherini è stato schierato anche da interno. Poco fa l'arbitro Mazzoleni della sezione di Bergamo ha fatto la faccia cattiva nei confronti di Lichtsteiner, c'era stato un fallo commesso da Modesto proprio sul giocatore svizzero, si era quasi sfiorato il tetto a tetto, tutt'altro che amichevole tra i due, e fra i due è intervenuto Mazzoleni. La partita per il momento non gli sfugge di mano, sfugge invece dal controllo di Chiellini un pallone pericoloso, perché il Parma potrebbe anche rimettere con un lancio lungo, così non è, perché la rimessa laterale comunque ne comporta subito un'altra all'altezza quasi della bandierina. Giovinco adesso lascia l'incarico proprio a Biaviani al vertice dell'area di rigore, anzi calpesta adesso la linea corta dell'area stessa Mariga, che però probabilmente non sarà servito. Morrone è il destinatario del pallone, così infatti Flocker in qualche modo Mariga, adesso entra in aria, una mischia terribile, poi arriva la conclusione quasi dalla linea di fondo che non crea assolutamente alcun problema alla porta di Buffon. Buffon che adesso trova il pallone a lui più vicino, lo sceglie e lo ha già rimesso in gioco di destro, segno quindi che per la Juventus questo pareggio, reti inviolate, non va affatto bene. La formazione bianconera ha creato molto, il Parma in alcuni casi ha traballato a livello di chiusure difensive, ma a centrocampo, dicevamo appunto della brincazione di Biaviani, ma anche due parole merita Morrone e Modesto, che naturalmente tatticamente sono stati per i vari allenatori nel corso della loro carriera una vera e propria sicurezza. Intanto lancio lungo in profondità con Madri, anzi Vucinic, che finisce a terra. Le proteste da parte del settore bianconero di curva alla nostra destra, non protesta più di tanto invece Vucinic, che aveva tentato di coordinarsi per controllare un pallone comunque difficile. Le squadre sono più lunghe, adesso il pallone in profondità, Floccari lo controlla di destro, serie di rimpalli con Giovinco che è tagliato fuori dal rimbalzo strano del pallone stesso, che poi Chiellini allontana via ed è contropiede per la Juventus. Adesso ci sono più spazi per la formazione bianconera in maglia lilla, comunque qui alla Tardini di Parma, Giaccherini punta l'uomo, Zaccardo, Giaccherini, pallone sul destro e poi calcio d'angolo. Se Bisanti siete d'accordo, terrei la linea per qualche secondo per narrare in diretta questo calcio d'angolo, il numero 5 della partita a favore della Juventus. In chiusura era andato Zaccardo, ma accanto a lui c'era pronto Biaviani, raddoppio di marcatura, e poi l'ultimo tocco proprio del giocatore di passaporto francese a causare il calcio d'angolo, ma soprattutto a evitare la conclusione dell'avversario. Grappolo di uomini all'altezza del dischetto del rigore, con il tentativo anche di avanzata di Bonucci, e sul primo palo però, che è destinato il pallone di Pirlo, il tentativo di chiusura di testa di Vucinic col pallone che però è deviato malamente dal balcanico e termina lontano allo specchio della porta. Parma 0, Juventus 0, 19esimo a questo punto, spot pubblicitario visto che siamo entrati nel 20esimo, e poi linea direttamente a Bergamo, Giuseppe Bisantis.